Nel calice abbiamo il puvino, qui si fa il vino da 1000 anni praticamente, da 500 anni in questa villa, e la tua famiglia abita in questa casa da quasi 100 anni. Qui ci sono le tue passioni, c'è il tuo lavoro, c'è il puvino, la tua cantina. Ecco, raccontaci un pochettino il tuo mondo. Bon, la mia famiglia ha comprato questa proprietà subito dopo la prima guerra mondiale come un investimento in realtà. E essendo una famiglia di industriali di Milano, nessuno viveva nell'azienda ed era un'azienda mandata avanti dal famoso fattore. L'azienda 20 anni fa, quando morì mio padre e furono vendute le fabbriche, è stato convertito la produzione del vino, che era un vino che era diventato per supportare la mensa della Borletti, che aveva più di 15.000 dipendenti, in vini di qualità e vini di alto pregio, che si riuscì questa conversione grazie al fatto che Bagnoli ha una lunghissima storia di vitivinicoltura legata anche a grandi vini, soprattutto nel 600 e nel 700 veneziano. Era molto conosciuta per i suoi vini, anche perché faceva un vino molto particolare, che era il Friularo, che era uno dei pochi vini che potevano essere esportati, perché riuscivano a passare l'anno, a durare in bottiglia. Perciò li sono stati trovati nelle vecchie ambasciate della Serenissima a Londra o in posti in bottiglie anche molto antiche. Ecco, il Friularo era il vino di famiglia, ma era anche il vino della Serenissima, e tanti vecchi o vecci, come si dice da queste parti, in paese ricordano il Friularo dei vecchi tempi, che tu hai valorizzato in maniera splendida, tant'è vero che oggi è un grande vino. Beh, il Friularo, che bisogna stare attenti a non confondere con Friulano, perché non è Friulano, ma Friularo viene da frio, da freddo. È un vino, è un'uva che matura molto tardivamente e che riesce a dare dei vini, una rosa di vini incredibili, che vanno da questo spumante a un rosso da tavola, a un rosso amaronneggiante, diciamo molto simile all'amarone, a un passito. Il passito era quello che la Serenissima usava come vino da viaggio. Era un vino che era molto resistente alle intemperie, al caldo, al freddo, agli sbattimenti, e quindi veniva caricato sulle navi come vino da viaggio. Adesso infatti è appena diventato DOC un vino alcolizzato tipo Porto, che si chiama Vin da Viaio, la nuova DOC Bagnoli. E il Friularo è stato elevato a DOCG, che è il massimo grado, diciamo, di protezione sia territoriale sia qualitativa che il vino ha in Italia. Thank you.
Bagnoli oggi ha avuto una grande evoluzione. Bagnoli nasceva da un'azienda di 3.000 ettari, era praticamente tutto il comune di Bagnoli. Oggi è un'azienda che si è ridimensionata con l'eredità, pur essendo ancora molto grande. Il focus adesso dell'azienda è su produzioni aziendali che vengono poi offerte direttamente a chi viene attraverso l'agriturismo, abbiamo delle sale conferenze che possono ospitare più di 1.000 persone, quindi si possono fare dei grandi eventi, e come per il congresso nazionale dello Slow Food abbiamo fatto una cena ad esempio per 850 delegati utilizzando esclusivamente prodotti aziendali. Siamo diventati autosostenibili da un punto di vista energetico, perciò abbiamo una produzione di energia elettrica che più che soddisfa i nostri utilizzi interni. Infatti noi siamo dei grandi produttori e venditori di energia da fonti rinnovabili, che sia elettrica da biogas, adesso dovrebbe partire anche un impianto a biomasse. Abbiamo piantato 246 km di fasce boscate, quindi ci sentiamo di fare un buon lavoro per il mondo futuro, e non ci sentiamo invece in colpa di dire stiamo facendo le cose sbagliate e rovinando l'ambiente e la natura. Da un punto di vista sviluppo di Bagnoli invece, nel senso di ospitalità, ha degli spazi talmente grandi che può ospitare eventi sia culturali che artistici importanti. Abbiamo fatto dal Don Giovanni alla Carmen in giardino, abbiamo fatto Goldoni nei teatri, nel teatro della villa, Ruzzante, abbiamo ospitato concerti jazz, diciamo. Sviluppare la vita culturale per me è importante anche per far vivere questi posti, perché un posto che non vive diventa una topaia rapidamente e muore. Conte. Ma chi gli avrei mai detto? È il Conte. Ma chi gli avrei mai detto? È il Conte, quello de una volta, insomma l'amico de Messer Goldoni che ne ha fatto, ne ha creato un difetto, non avemo possuo parlare da soli, e par 300 anni siamo sta obbligati a ascoltare le monade de tutti, finché i nevardava, che i commentava e i rideva. Sarate a bigarea dei braghi, che col Conte ne parlo mi. Ah, sei il vecchio de Padova, che il vien dal porteo col suo caretto de corni. Ma non era morto. Sarà
che a suo vosse viene dell'oltretomba? Grazie, vai. Vai e cerca ancora mio figlio can. Cassa un useo che ricarico il sop e vedemo. Vai, vai a cassa. Ma te diventi rosso anche a te. Ma è ora, te mi ogadà per amor. E partimi d'essa te che do parà l'useto. Lume dice un bel de sì. E po', via, per che ragion che sia vecchio te despiace? Se ansi mi so contenton. Sta sicura, date pace. Se chi è vecchio d'esser tal, che se noto veramente l'esser vecchio, non sia un mal, ansi un ben precisamente. Viva i paroni! Viva i paroni! Viva i paroni!